Nel sud della Sardegna, lungo la costa occidentale della provincia di Cagliari, incontriamo Virgilio Meloni, l'ultimo costruttore di pipe. Mi rallegra sapere che le creazioni del meticoloso e simpatico maestro pippaio non vengano utilizzate per fumare, sebbene siano perfettamente in grado di farlo. La completa manualità con la quale sono costruite permette di ottenere pezzi unici di grande pregio, molto ambiti dai collezionisti. L'originalità di queste pipe deriva non solo dai metodi della lavorazione tramandati da diverse generazioni, ma soprattutto dai materiali utilizzati, reperiti in natura. Coloro che danno grande valore alle ricchezze ambientali le utilizzano razionalmente anche quando questo avviene in piccolissima scala, come in questo caso. Virgilio deve recuperare alcuni tronchetti di sambuco. È sorpreso di vedere nuovamente le piante in fiore, visto che siamo nel mese di novembre. Normalmente la fioritura avviene ad agosto. I piccoli tronchi hanno la corteccia bruno-cenere con lenticelle e sono particolarmente adatti per essere trasformati in funzionali cannelli per le pipe, dato che all'interno di essi si trova un midollo spugnoso bianco facilmente asportabile. Le piante di sambuco crescono abbondanti in questo territorio, ma questo non cambia il concetto che quest'uomo ha delle risorse ambientali. Sebbene abbia a disposizione molti arbusti, non sradica o distrugge la pianta, ma semplicemente asporta solo i piccoli rami che dovrà utilizzare, permettendo così alle generose piante di rigenerarsi. Presta anche particolare attenzione alle altre forme di vita che spesso si mimetizzano tra le verdi foglie del piccolo albero. Nell'entroterra, a pochi chilometri dalla costa, recupera una piccola quantità di terra bianca. Questa modesta dolina, libera dalla vegetazione, cela nel sottosuolo una morbida e malleabile massa terrosa. La tonalità, la purezza e la forte coesione rendono questa terra particolarmente adatta alle esigenze del maestro pipaio. Per donare la giusta colorazione e la dovuta consistenza al corpo della pipa, è necessario trovare anche la terra rossa. Non è raro incontrare questo tipo di argilla, soprattutto lungo il litorale, ma raggiungere la riva del mare in questi luoghi spesso impervi non è facile. Virgilio si muove con sicurezza e decisione, accompagnato dal tiepido sole autunnale della Sardegna, fino a quando incontra una piccola zolla di terra scampata alla furia periodica delle mareggiate. Bellissimo. Ne asporta una piccola quantità e verifica la consistenza che possiede. La scelta della materia prima è determinante. Qualora utilizzasse un tipo di terra non adatta, potrebbe non amalgamarsi omogeneamente durante la lavorazione e rivelare delle crepe che renderebbero vano tutto il lavoro. Al tatto questa risulta essere buona, ma lo scrupoloso artista preferisce testarla bagnandola con l'acqua del mare. Entusiasta afferma che questa è perfetta, perché oltre ad una buona colorazione e duttilità contiene pochissime impurità, condizione quest'ultima che faciliterà la fase di filtraggio. I rigidi tronchetti di sambuco, prima di essere scavati all'interno, devono assumere una posizione curva. Virgilio sfrutta i robusti ferri di una vecchia ringhiera e lascia che siano piegati dal tempo. In estate sono sufficienti circa 30 giorni, in inverno almeno 2 mesi. Mettiamo un paio di litri d'acqua sul marzo.
cominciamo a aggiungere la terra bianca. Mista col marroncino. Ancora bianca. Marroncina. E la rompiamo, una zolla grande. La fase più delicata di tutto il lavoro è sicuramente la preparazione dell'argilla. Il meticoloso artigiano mescola all'interno di un recipiente con acqua i due diversi tipi di terra. In questo caso dosa equamente le parti in modo tale da ottenere un colore molto vicino al nocciola chiaro. Nelle ore successive elimina scrupolosamente le impurità in sospensione. Dopo circa 5 ore la terra si amalgama ed è pronta per essere filtrata. Sì, pronta. Se mi vuoi dare una mano col colino, Cinzia, facciamo la colatura. Il composto viene colato all'interno di una sacca di tela che trattiene la materia prima utile, permette un rapido deflusso dell'acqua in eccesso e favorisce una lenta evaporazione e un conseguente progressivo essiccamento dell'impasto. Ecco, facciamo l'ultimo colino, così l'abbiamo tolta tutta l'impurità della nostra terra per le pipette. Il filtraggio permette di trattenere ed eliminare anche minuscole impurità, condizione questa essenziale per impedire che le pipe crepino durante la fase di cottura quando sono sottoposte a temperature molto elevate. La sacca rimarrà esposta all'aria aperta per circa 2 mesi, al termine dei quali l'impasto avrà perso tutta l'acqua e il suo volume sarà dimezzato.